Oggi sono contentissimo di quello che si è verificato stasera, perché non solo per la vittoria, perché ho visto un pubblico che ci ha aiutato parecchio e ho visto una squadra unita ad incitare il compagno e piena di intensità, cosa che nelle ultime partite ci è un po' mancato per un po' di stanchezza fisica, mentale. Comunque non si è vista più la Viola dei primi tempi. Stasera siamo quasi, quasi come i primi periodi, perché comunque stasera abbiamo commesso degli errori che sicuramente hanno un po' tenuto Martina Franca in partite, perché, ripeto, miei errori, canestri facili o situazioni in attacco, perché eravamo indecisi a fare un movimento o non farlo. Però la cosa positiva è che c'è stata una difesa molto intensa, perché comunque loro sono una squadra anche come migliore difesa, sono quasi allo stesso livello, quindi... quindi ben venga adesso per quello che si è verificato. Ci serve più per umore, perché purtroppo, ripeto, ci è mancato nell'ultimo periodo questo atteggiamento. Era una partita totalmente differente di quella che è stata qui a Pentivela, a Palacalafiore, perché loro mancavano tanti giocatori. Loro in casa sono un'ottima squadra, oltre ad avere un organico buono. Sicuramente sarà un derby pieno di emozioni, perché noi ci terremo molto a vincere per mantenere questo, per poter arrivare i primi, e poi loro ci terranno sicuramente perché vogliono essere playoff. Ora non so gli altri risultati, però comunque mi sembra Ceglie, se ricordo bene, sta lì, e quindi loro devono stare attenti. Però oltre a questo sicuramente non faranno di tutto per portare la vittoria, perché dato che giocano in casa ci terranno molto. Grazie mille. Grazie a voi.